cosa mi state accusando? Della bomba sui treni d'agosto, di quella di Piazza Fontana? Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete? Che sono 3 giorni che mi tenete qui, roba dentro. Oh! Lasciatelo stare! Dai, fuori, ci penso io! Via, via, lasciatelo stare, dai! Fuori, fuori! Che hai sentito? Ehi, che hai sentito? Fuori da qui! Uscite tutti da qui! Fuori! Forza! Dai! Devi dirmi che hai sentito. Dimmi che hai sentito. A me lo puoi dire. A me lo devi dire. Dimmelo. Io stavo qua. La porta di Calabresi non la vedevo. Però vedevo benissimo la porta di Allegra. E se Calabresi ci fosse andato, l'avrei visto. It's my last weekend before I get married. I want a night out of the club, okay? Okay, can we go somewhere else? Monica's gonna be there. No. What you're saying is Paola is going to be there, okay? You haven't been out in 4 months. And we're going. That's final, okay? Okay. As all we know, I'm not the most eloquent guy, but I have a few words to our friend, our brother, our son. Man. May life keep giving you everything you goddamn want, man. Seriously, no, seriously. To Luca, the guy who brought us all here tonight. Cheers. And actually, one more thing. Gigi? Well, let me say this. Let me say this. No. Me and Monica are getting married. E muri. Cadete di sbrigarvi, non ho tempo da perdere, su. No, io non la prendo. Tu la prendi e basta, cazzo. No, io non ho neanche fatto il militare. E poi devo solo guidare. Il fatto è che se spari una volta poi ci prendi gusto. That's your choice, Sonny. It has nothing to do with me. I just want to be a part of your life, Dan. And this is how you do it? Showing up at my apartment? Well, what do you expect me to do? You won't answer my calls. You change your number. I'm not going to be ignored, Dan. You don't get it, do you? Ma dove sono gli altri? Quello che sto pensando anch'io. Quei due pezzi di merda devono soltanto pregare di venirmi a tiro. Li uccido con le mie mani. È un miracolo, sono ancora vivo. Ma che cosa è successo? Cos'è successo? Mancava tanto così a farmi secco. Io lo sapevo che non dovevo accettare questo lavoro. Sono scappati, quindi? È quello che ti ho detto, cazzo. Ma non è possibile, sono miei amici. Ma gli amici che c'hai. Bella gente, proprio. Ci hanno lasciato qui come due coglioni a me e a te. Ma io lo sentivo che non c'era da fidarsi di quelli. Ma lei... Lei sa... non può essere. Ma davvero tu ci credevi? Cazzo, ma ti sembra una tipa che sta con te? Ma ti sei visto allo specchio? Non li hai visti in discoteca quei due? Non c'è da fidarsi mai delle donne. Finisce sempre da puttane. E adesso? Adesso io vado in stazione, c'è un treno che mi aspetta. E sì, ma io dove vado? Quello che penso anch'io. Sei d'accordo con quelli, vero? Io non sono d'accordo con nessuno. E poi la patente, ma che cazzo di scusa è? Quale cazzo è il tuo problema? A tutti sarà sicuramente capitato di fare un trasloco, come è capitato a me. Ma poi la casa sarà piena di scatoloni. Le cose sono due, o li buttate o ci create dei simpaticissimi oggetti nuovi. Beh, potremmo suonare e dire che siamo qualcuno che lui conosce.